Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ogni estate ha le sue certezze. La scuola chiusa, le vacanze, il traffico in autostrada, ma soprattutto il tormentone estivo, ovvero quella canzone che ti sparano ovunque e a qualsiasi ora. Abbiamo avuto... le canzoni di Alvaro Soler, La Cintura, Sofia, insomma ogni anno ce n'è una e puntualmente il mondo si divide in due. Quelli che l'ascoltano costantemente, ogni momento, che l'hanno messa come suoneria del telefono, come sveglia, l'ascoltano mentre mangiano, mentre fanno colazione, mentre guardano la TV, mentre parlano con le persone, insomma l'ascoltano continuamente. Poi ci sono gli altri, quelli che invece odiano profondamente quella musica, dopo averla sentita milioni di volte. E allora appena parte la melodia iniziale, cambiano subito canale radio. E anche se quasi sempre poi se la ritrovano anche nell'altra radio, quindi è proprio... è la fine. Per fortuna però hanno inventato Spotify e quindi puoi decidere te le musiche da mettere, questo è un bel aiuto, solo che non puoi deciderla quando entri al bar, quando vai in spiaggia, quindi... Ma torniamo a noi, perché quest'anno è successa una cosa incredibile. Conoscete tutti il tormentone di quest'anno, dell'estate 2020? Penso che almeno una volta l'abbiate sentita tutti. Adesso io non posso metterla su tutta perché sennò mi bloccherebbero il video, però diciamo che l'inizio fa più o meno così. Gerusalemme, bene, dovete sapere che Gerusalemme, la canzone che ha spopolato in quest'estate, è, rullo di tamburi, una preghiera. Cosa? Ebbene sì, è nata da una preghiera gospel in lingua Zulu della Chiesa Evangelica Sudafricana. È una preghiera al Padre, a Dio, gli si chiede di guidarci per poterci rincontrare nella Gerusalemme celeste. Un'immagine che viene usata tantissimo nei Salmi, uno dei libri della Bibbia. Viene vista un po' anche come città del paradiso, luogo in cui ci rincontreremo con il Padre, un po' la meta, diciamo, della vita, quindi questa Gerusalemme celeste. Ebbene, questa preghiera così profonda è stata presa, remixata da Master KJ, musicista, e la cantante Nomcebo Tsikodi, che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, in particolare in Italia, dove davvero ha spopolato. Su YouTube è diventata virale, ha già fatto più di 90 milioni di visualizzazioni, solamente il video originale, perché poi ci sono tutti gli altri video, quelli in cui insegnano a ballare, perché ci sono diversi balli che sono nati su questa canzone, poi ci sono le cover, per non parlare poi dei social, su Instagram, Facebook, TikTok, insomma, la potete trovare davvero ovunque. Ma che cosa dice questa preghiera? Ecco, il testo, che in Zulu suona più o meno Gerusalemme Ikayalami Ngolondoloze. Insomma, vabbè, avete capito. In italiano però vuol dire Gerusalemme è la mia casa, salvami. Lui è venuto con me, non lasciarmi qui. E poi si ripete più volte salvami, salvami, salvami. Insomma, è proprio un grido di preghiera, una richiesta a Dio. Beh, chi l'avrebbe mai detto che nel 2020 la hit estiva sarebbe stata una preghiera cristiana? Però, forse pensandoci non è un caso. Con tutto quello che abbiamo affrontato, che il mondo sta affrontando, forse abbiamo proprio bisogno di sentire quella pace che si prova nel guardare il cielo e sentirsi amati e protetti da un Dio che è Padre e che ci aspetta per poterci riabbracciare. Ciao e buona estate!